Quella caserma ha bisogno di alcuni lavori, perché verrà gestita dall'ANPS, che naturalmente ha dei paletti da rispettare, questi sono per esempio iniziando all'incendio, eccetera, quindi ha bisogno di controllare. Ora anche questa però è una scusa, perché con un mese quei lavori si possono fare. Per di più l'ANPS vuole appropriarsi, non so come si dice, della mensa che sta lì e darla in gestione al personale che al momento lavora in condizioni pietose sotto i tendoni e fanno catering da non mi ricordo dove, credo dalla mensa di Roio. Esatto, quindi la vogliono spostare lì. È chiaro che ci sono da fare dei lavori, ma questi si possono sicuramente contrarre dopo. Non possono prendere a scusa questo e nuovamente, lo ripeto, accusare l'università e mettere gli studenti contro i cittadini. Questa è una cosa che hanno cominciato a fare da sempre e non è vero. Cioè il fallimento della gestione degli alloggi all'Aquila si è proprio concretizzata nella caserma Camponizzi, dove adesso prendono a scusa queste cose. È un fallimento, questi sfollati che lavorano non sanno dove andare e loro a scusa mettono che l'università preme. L'università preme per forza, perché questi studenti da qualche parte li deve mettere, ma non è che possiamo stare in università. Però i studenti hanno le loro case in Abruzzo, noi non ce l'abbiamo queste case, è meglio parlare così. Noi le case non ce l'abbiamo, gli studenti ce l'hanno, a Pescara, a Teno, eccetera, eccetera, eccetera. La proposta magari si dovrebbe fare uno striscione a Roma su questo problema comunque, più in generale io legherei anche alla questione delle migliaia di persone che sono ancora negli alberghi sulla costa, che è vergognoso, sono la maggior parte sono persone anziane, single, e questa è una responsabilità gravissima della protezione civile, ma anche del comune, perché dopo un anno e mezzo ci saranno ancora persone in albergo, è intollerabile, e poi sbandierano il miracolo delle case, ma perché magari uno non ci ha avuto la casa E allora è entrato nella casetta, ma molte sono anche persone che hanno casa E e sono single, allora sto gioiello di algoritmo che ha prodotto sto gioiello, ci sono ancora persone che non possono tornare all'Aquila dopo un anno e mezzo, là da sole. Perché non hanno una casa. Quindi su questo penso sarebbe importante fare iniziativa anche dopo il 7, anche legata alla questione delle persone che sono sulla costa abbandonate da tutti, quindi non le abbandoniamo anche noi. Però magari il 7, la manifestazione, se si può fare uno striscione per evidenziare anche questo problema, perché così anche a tutte le persone che continuano a dire che l'emergenza è stata gestita in modo perfetto, che è stata gestita in modo fantastico da tutte le parti, continuano a dirci questa cosa, l'emergenza è stata gestita bene e poi dopo. Ma che bene se sono 50 euro a persona per albergo e ci stanno ancora. Allora io non lo contesto solo nel fatto che ci stanno ancora persone là, ma pure nella spesa dei soldi, perché con tutti questi soldi che stanno a spendere per gli alberghi ci hanno rimesso a posto, poi ci dicono che non ci stanno i soldi per la ricostruzione, li danno e li stanno a buttare, perché con una gestione del genere, se fosse stata imposta dall'inizio in modo diverso, non sarebbero stati tutti gli sprechi che abbiamo visto, il piano case, gli alberghi e più puntellamenti. Quindi io uno striscione propongo di farlo.